Ciao ragazzi e buon martedì! Anche oggi, come ogni settimana, arriva puntuale il nuovo video dedicato ad Harry Potter. E oggi video molto molto speciale perché anche questo mese immancabile pacco da EMP. E ragazzi, all'interno troveremo i 5 Star, le nuovissime action figure di Harry Potter lanciate da Funko. Al momento in Italia ne sono arrivate 5 e qui sono presenti tutti e 5 personaggi: Harry, Ron, Hermione, Hagrid e Silente. Naturalmente l'unico non presente all'appello è il nostro Severus Piton, ma che sicuramente arriverà anche da noi col classico bollino exclusive. Ma sono davvero super super curioso di andare a toccare con mano questi nuovissimi prodotti e quindi non ci resta che andare ad unboxare questo bel pacco. Ecco qui il mio fidato bisturi, quindi andiamo subito a tagliare lo scotch e ragazzi, naturalmente sotto in info box troverete sia i link per acquistare i 5 Star sia eventuali codici sconto sempre ben accetti, come mi fate sapere sempre su Instagram. Ed eccoci qui, ragazzi, troviamo all'interno niente perché non riusciamo ad aprirlo. Ecco qui, finalmente aperto e andiamo a sbirciare all'interno. Tanta carta come al solito. Questa volta, grazie al Backstage Club, mi sono beccato due spillette col logo di EMP, una rossa e una nera, davvero molto molto carine e si andranno ad aggiungere alla mia collezione di roba di EMP. Poi troviamo l'adesivo che adesso, come da tradizione, ormai andrò ad attaccare qui sulla nostra scaletta. Ecco qui, attacchiamolo qui al centro. Bene, eccolo qui. Ragazzi, la scaletta naturalmente anche questa sotto in info box perché sicuramente me la chiederete in tantissimi, quindi la trovate linkata giù. Bene, all'interno un po' di pubblicità, un po' di volantini, ma ecco che arriviamo ai nostri 5 Star, che io direi prima di tirarli tutti fuori, 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, scatola eliminata, questi li mettiamo da questa parte e cominciamo dal primo, che non ho idea di quale sia. Bene ragazzi, Harry, sono stato fortunato, ecco qui la nostra scatolina dei 5 Star. Devo dire che è la dimensione che mi aspettavo. Secondo me erano proprio di questa dimensione, né più grandi né più piccoli. Mi piace molto questa scatola tutta bianca che va a riprendere quella della nuova wave di Harry Potter, quella tratta dalla Camera dei Segreti. In questo caso abbiamo un piccolo oblò frontale dove si affaccia il nostro personaggio. E adesso direi di andare subito ad aprire questa finestrella frontale che è tenuta assieme, attaccata al resto della scatola, grazie a del velcro che adesso andremo a staccare. Si vociferava che all'interno della confezione ci sarebbe stato un piccolo diorama o comunque una piccola ambientazione dove andare a tenere i nostri personaggi. Quindi adesso lo scopriremo assieme e andiamo ad aprire la nostra facciata. Ecco qui, e ragazzi, invece no, un bel niente, tutto bianco. Peccato perché sarebbe stata davvero una gran bella idea se all'interno ci fosse stato un minimo di decorazione. Però comunque devo dire che sono davvero molto molto carini e mi piace davvero tanto anche come è stato realizzato Harry, così a prima occhiata. Quindi adesso lo tiriamo fuori e lo vediamo più da vicino. Qui il nostro Harry fuori dalla confezione, così da potervi fare un po' un'idea sulle dimensioni effettive. È leggermente più piccolo di un Funko Pop, qualche centimetro più basso, però in questo caso abbiamo ben tre punti di articolazione, quello della testa e le braccia. Quindi questo permette di posizionarlo in diversi modi, di creare delle piccole ambientazioni. Devo dire che sono fatti davvero molto molto bene, mi piace moltissimo la stampa in viso, il tipo di occhi che hanno scelto e poi i dettagli sono davvero molto molto belli, soprattutto quelli della divisa di Hogwarts perché è stata ricreata anche la cravatta, la linea colorata di Grifondoro sul maglioncino e anche gli occhiali, la cicatrice sono davvero molto molto ben fatti. Quindi devo dire che questi prodotti sono davvero molto molto belli e che mi piacciono più dei vinyl. Anche se adesso trovate il vinyl di Harry con Hagrid in super mega sconto su MP, costa circa 12 euro. Quindi direi che è un vero peccato lasciarselo sfuggire, ve lo linko sotto in info box qualora fosse ancora disponibile.
In queste 5 star all'interno della confezione troviamo sempre dai 2 ai 3 accessori. Credo dipenda molto dalla dimensione dell'accessorio. E in questo caso Harry ha con sé una bacchetta. Poi troviamo anche la lettera di accettazione ad Hogwarts, che è davvero molto molto piccola, come potete vedere, ma è super dettagliata. Non solo sul fronte c'è il logo di Hogwarts, lo stemma di Hogwarts, ma addirittura sul retro c'è tutta la descrizione, tutto l'indirizzo completo in inchiostro verde di Harry del sottoscala. Quindi davvero super super bene. Ottimo lavoro Funko, davvero super super promossa, super dettagliata. Ma è presente anche un altro accessorio che è Edwige. Anche in questo caso molto molto carino, è molto molto somigliante, devo dire, a quello dei Mystery Mini, anche se quello dei Mystery Mini devo dire che è leggermente più dettagliato e scolpito leggermente meglio sulla coda, mentre in questo caso la faccia, il viso di Edwige è invece scolpito meglio rispetto al Mystery Mini. Comunque, due prodotti validi entrambi. E lo mettiamo qui accanto ad Harry. Passiamo al prossimo 5 star, che è quello di Hagrid, che dovrebbe essere quello un po' più grande. Eccolo qui. E in questo caso con Hagrid, ecco che oltre ai tre soliti punti di articolazione troviamo anche tre accessori differenti, che sono la torta di compleanno di Harry, che mi piace davvero tantissimo. Poi troviamo anche l'ombrello bacchetta di Hagrid. Ragazzi, sono solo due gli oggetti di Hagrid, mi stavo sbagliando. Come vi dicevo, probabilmente, visto che uno dei due oggetti è così grande, quindi la torta è così ingombrante, hanno optato solamente per due accessori, ombrello e torta. Esistono altre versioni sia di Hagrid che del trio, che però sono al momento esclusiva americana e che poi magari quando arriveranno vi mostrerò in futuro, ma di quello ne parleremo più avanti. Dopo questo qui di Hagrid, che mettiamo qui in alto, anzi lo chiudiamo, ecco che andiamo a pescare anche questo, che invece è quello di Hermione. Vediamo quali sono gli accessori presenti con Hermione. Bene, ragazzi, in questo caso abbiamo una bacchetta, abbiamo la piuma del Wingardium Leviosa e poi troviamo anche Storia di Hogwarts. Trovo davvero molto molto belli questi accessori. E sono altrettanto belli quelli delle altre versioni perché, ad esempio, Harry nell'altra versione ha anche la pietra filosofale e Ron ha le gelatine tutti i gusti più una. Quindi ci sono davvero tanti accessori molto molto carini. Con Hermione, se non sbaglio, c'è un libro differente, forse le fiabe di Bedelbardo o comunque un altro libro di scuola che adesso non ricordo. E anche in questo caso Hermione mi piace parecchio, soprattutto i capelli. E devo dire che questi 5 star mi stanno conquistando sempre di più ed è quasi un peccato toglierli dalla confezione. Sono molto ben posizionati e tenuti all'interno della plastica da delle piccole cinghie in plastica di protezione che una volta però tagliate non possono essere più rimesse in posizione, purtroppo. E andiamo ancora avanti, visto che sono in tanti. Ecco qui che abbiamo Albus Silente. Anche in questo caso solamente due accessori, questo lo ricordo bene. E in questo caso abbiamo la bacchetta di Sambuco e poi abbiamo Fanny, che in questo caso è un vero e proprio secondo personaggio perché è davvero grande ed è appollaiata sul suo trespolo. E devo dire, fatta davvero molto molto bene, mi piace un sacco, soprattutto mi piace un sacco anche Silente, che è quello prima versione, prima scuola. Devo dire, molto molto belli questi 5 star, mi sto ripetendo all'infinito, però è vero, li trovo davvero molto molto belli e temo che ne facciano ancora tanti e quindi temo che dovrò prenderli tutti. E ancora una volta andiamo avanti e questa volta resta appunto Ron, che in questa versione arrivata in Europa ha con sé la bacchetta, poi ha crosta e addirittura una piccola cioccorana. Quindi questi qui tutti tratti assolutamente dai primi due film, a quanto pare, visto che la finisce, se non ricordo male, nel primo film
non si vede. O forse sì. No, ma credo di no. Ragazzi, smentitemi tranquillamente nei commenti. Bene ragazzi, questi erano i 5 star che mi sono stati gentilmente inviati da MP. Sono super contento di averli portati tutti sul canale, tutti insieme in un unico video, così da potervi chiarire le idee e aiutarvi magari nella decisione di quale scegliere tra quelli al momento disponibili. Fatemi sapere cosa ne pensate, se li comprerete, se vi piacciono. Io ho notato che l'unica versione di Harry che accettate al momento è quella Funko, quella Pop, perché qualsiasi altra versione di Harry io abbia mostrato sul canale avete sempre storto il naso, quasi nella totalità dei commenti. Quindi sono curioso di sapere se questa versione di Harry questa volta sarà di vostro gradimento. Quindi ragazzi, dateci sotto nei commenti, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti, condividete il video con i vostri amici, lasciate un mi piace, attivate la campanella, tutte le solite cose, date uno sguardo sempre all'info box e io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!